È l'ultima chiamata a Cosenza, il Pescara si gioca tutto per invertire la rotta, servirebbe un miracolo. Dalle dimissioni di Luciano Zauri, gennaio 2020 il Delfino ha disputato 54 partite, appena 11 successi, 16 pareggi e ben 27 sconfitte. Un dato sin troppo chiaro su cui riflettere e non poco. Innumerevoli gli errori, tanti rimpianti, la sfida del San Vito Marulla, una sorta di spartiacque tra quello che è stato e il futuro. Tutto in 90 minuti. Così Gianluca Grassadonia, che a Cosenza ha giocato in B nel 1996-97, stagione terminata con la retrocessione dei calabresi in Serie C. Ma abbiamo lavorato soprattutto in questi due giorni, cioè dopo Entella, soprattutto a livello di testa, a livello di ricaricare le pile a questa squadra. Insomma, sappiamo che abbiamo perso una grande occasione, domani ne abbiamo un'altra, l'ennesima, assolutamente la più importante, quindi ci giochiamo tutto. Dobbiamo essere bravi a capire gli errori che abbiamo fatto martedì da un punto di vista dell'atteggiamento e battagliare con grande aggressività, con grande spirito, con grande coraggio, perché la mia squadra è una squadra che ha qualità, ma allo stesso tempo deve metterci grande cattiveria agonistica. Posso dirle una cosa, mister? Viste le difficoltà, siccome ne ha parlato la partita con l'Entella, no? Soprattutto il primo tempo, secondo me invece era fondamentale non prendere gol sino al termine del primo tempo per poi spingere come è accaduto nella ripresa. Lì è stato l'errore. Ma in assoluto, anche perché già in un momento di difficoltà dovuto a tutto quello che abbiamo passato e che stiamo vivendo, è normale che l'importanza della partita è tantissima, in più vai sotto su un fallo laterale e ti cade una montagna addosso, ti cade il Monte Bianco addosso, poi rialzarti non è facile. Lì la squadra si è liberata, ha tirato fuori quello che doveva tirar fuori, ha cominciato a giocare con personalità, tirando fuori quello che non aveva, e potevamo vincerla, dovevamo vincerla. E domani è il momento, ormai, signori miei, siamo alla fine della corsa. Andare in campo a fare quello che dobbiamo fare, ma soprattutto con una caratterialità che deve essere diversa, soprattutto da un punto di vista dell'attenzione, perché questa squadra paga delle difficoltà che sono dovute ai particolari, che poi alla fine determinano sempre. Out De Sena, che aveva stoicamente stretto i denti martedì contro l'Entella, guai all'adduttore per l'ex Brescia, recuperati Sorensen e Maestro, altresì a disposizione Setter, che con un solo allenamento ripartirà dalla panchina. Il probabile 11, scelte di fatto scontate: Fiorillo, Trepali, Bellanova, Gut, l'ex Scognamiglio e Masciangelo in difesa. Torna Valdifiori dal primo minuto in cabina di regia. Interni Rigoni e Macina, davanti Galano e Maestro, a supporto di Odgaard. Per contro il Cosenza, quart'ultimo, con 3 punti di vantaggio sui biancazzurri e 5 di ritardo dall'Ascoli. 3 KO consecutivi per l'11 di Occhiuzzi, 7 gol subiti e nessuno realizzato. Ai margini Bittante, Gerbo, Petrucci, Bakogu e lo squalificato Sciaudone. Ecco la probabile formazione: 3-4-1-2. Falcone, Trepali, Idda, Ingrosso e Legittimo nel cuore della difesa. Sulle fasce gli ex Corsi e Cricco. Il tandem Bacone in mezzo al campo, tra le linee Tremolada, alle spalle di Gliozzi e Carretta. Dobbiamo essere bravi però ad entrare in campo con grandissima personalità, sapendo che è uno scontro diretto, sapendo che affrontiamo una squadra organizzata con la bava alla bocca che lei, e dobbiamo uscire vincitori da questa finale. Ci sono poche parole da dire, insomma è una partita che veramente si presenta da sola. 28 precedenti in terra calabrese, 13 sconfitte, 11 pareggi e 4 successi del Delfino. Il primo nel 1969-70, ma sul neutro di Castrovillari, match winner Cicogna. Nelle immagini, 24 settembre 1989, Serie B 2-0 Cosenza, marcatori l'ex De Rosa e Celano. Al termine Ilario Castagnier esonerato, dalla primavera viene promosso Edi Reia. 8 dicembre 1991, il Cosenza del fresco ex Edi Reia impatta 1-1. Biagioni sblocca pari di Sorbello al primo gol con la maglia del Pescara. 5 giugno 1994, ultima giornata di campionato, i biancazzurri di Giorgio Rumignani espugnano il San Vito, vantaggio di Andrea Carnevale, raddoppio di Compagno, e la vittoria che sancisce la salvezza del Pescara in Serie B. 8 gennaio 1995, 1-0 di Negri. Nel finale arriva però l'acuto di Ferazzoli, a
autentica prodezza, 1-1. 29 novembre 1998, vittoria debordante del Pescara di Gigi De Canio. Tre rigori, due realizzati da Michele Gelsi, uno dal calabrese Tatti. Le altre reti di Esposito, che apre le marcature, di Giovanni Pisano, chiude i conti Galeotto con questo splendido assolo. 8 novembre 2009, Serie C, il Pescara di Antonello Cucureddu superato di misura, 2-1 il verdetto finale, marcatori Danti nel primo tempo, Stefano Fiore nella ripresa, accorcia Samuele Olivi allo scadere. Il 15 settembre 2019, l'ultimo successo del Delfino, Tumminello sblocca dal dischetto e subito dopo si infortuna gravemente al ginocchio. Pari momentaneo di Sciaudone, gol partita di Cristian Galano, ispirato da Castanos.